Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati su Vanni Games. Siamo qui su Formula 1 2018, Gran Premio di Austria, Red Bull Ring. Questa è la situazione, le ultime gare. Siamo primi in classifica. Cerchiamo di non mollare. Andiamo in Austria, che è una pista che non mi dispiace. Allora, sto sviluppando ben due componenti del motore. Infatti ho finito tutti i crediti. Vediamo un attimo i messaggi. Arriva primo. Ok. Attenzione, in gara c'è il rischio pioggia. Ragazzi, vado a prove libere qualifiche. Ci vediamo in gara. Buon pomeriggio e benvenuti allo Spielberg Ring, un circuito che in una forma o nell'altra ha ospitato ogni Gran Premio d'Austria del campionato, tranne il primo del 1964. Il circuito di Spielberg si trova a 700 metri sul livello del mare, con solo 10 curve, è una delle piste più corte di tutta la stagione. Un giro qui copre 4,2 km, con le migliori opportunità di sorpasso in curva 1 e nella stretta, curva 3 in salita. Siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. Il capitano si posiziona in pole position e Valtteri Bottas prende posto accanto a lui. E ora vediamo il resto della griglia. Alonso, Verstappen, Daniel Ricciardo e Raikkonen. Hamilton ha preso una penalità in griglia di partenza. Perez, Van Dorn e Nico Hülkenberg. Allora, Raikkonen parte sesto perché Hamilton ha avuto la penalità di una posizione in griglia, Altri quindi piloti si stanno sarebbe posizionando lungo la settimo, griglia, ma parte porta pazienza sesto. e attendi i semafori. Quindi, visto che partiamo dalla pole, abbiamo una buona opportunità, ragazzi, da non sprecare assolutamente. Scatta presto il semaforo, attenzione perché hanno l'interno, sti maledetti, eh. Ok, buono lo scatto. Alonso, cattivissimo, subito su Bottas. Ragazzi, questa la dobbiamo dominare. L'Austria ci piace. Lunghino. Ah, Bottas si rifà sotto su Alonso. Come al solito, speriamo nella bagarre lì dietro, che ci avvantaggia. Pista cortissima qui in Austria, si fa in poco più di un minuto il giro. Via ERS modalità sorpasso, attenzione, guadagniamo già. Cerchiamo di guadagnare più decimini possibili. Per ora ancora Bottas e Alonso dietro di noi. Raikkonen mi sa che è un po' incastrato nel gruppetto dietro. Speriamo che rimanga lì. Beh, comunque dopo il colpo di scena dell'ultima gara mi posso ritenere soddisfatto. D'altronde ci ha rubato la rivalità all'ultima gara. Porca vacca, per un pelo, eh. Monaco, tutta colpa di Monaco. Ocon fuori dalla gara. Attenzione. Ah, nella prima curva. Niente safety car, mi auguro, dopo le brutte esperienze dell'ultima gara. Oh, l'ho chiusa un po' troppo. Sì, hai ragione Alex, però mi scordo.
È la mia pista l'Austria, non c'è niente da fare. Cioè io in Austria vado a cannone. Eccolo con... Sì, lo so, è un po' usurata, ma va bene. Secondi da Raikkonen, abbiamo 4 secondi da Bottas, quindi siamo in aumento, e il che è un'ottima cosa, soprattutto in vista del pit stop. Ah no, dicevo di essere lunghino invece. Eccole le gomme. Beh, lì ho accelerato un po' troppo presto, però sicuramente non ho fatto bene le gomme. Oh porca vacca ragazzi. 10-15 minuti ragazzi, ce la becchiamo la pioggia a fine gara, eh? Merda. Merda, questo è un problemone. Andiamo più forte che possiamo adesso. Ragazzi, speriamo bene. Allora, qui non si ferma nessuno. E ci va bene. Ci va bene, almeno non ci intralciano il pit stop. Quindi undercut per noi. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara Vediamo con il freno se abbiamo fatto bene. Purtroppo quando c'è la pioggia in arrivo è sempre un po' difficile prevedere cosa succederà. Qui abbiamo Perez alle prese con non so chi sia. Ricciardo. Come mai sei qui così indietro, Ricciardo? Il nostro ex rivale, adesso ho sostituito la rivalità, al posto di Ricciardo c'è Hamilton, che comunque partiva settimo. Attenzione, Sirotkin fuori, Gasly fuori. Attenzione, c'è stato un incidentazzo? Madonna santa, qui abbiamo rischiato il patatrack. Kimi ai box, noi ci prendiamo il nostro DRS e tentiamo l'attacco. Ok, è andato a buon fine, pulito. Ora abbiamo Van Dorn davanti. Chissà Bottas a che punto è. Allora, Bottas è lì dietro, ha un gruppetto davanti ma a una certa distanza. Però è impantanato, quindi in realtà è Alonso il secondo in questo. Cioè, in previsione è Alonso il secondo in questo momento, mi pare di capire. Siamo in quella fase del campionato in cui i componenti usurati iniziano a mietere vittime e C'è un quindi... problema al DRS, Ah, l'attrattore merdaccia. inferiore Vabbè, è fuori uso. Rimani in tanto pista, siamo possiamo primi, non ci riparare il serve tanto pasto il all'istante. DRS, non possiamo mai usarlo. Forse con Van Dorn adesso avremmo potuto usarlo, eh.
Attenzione, non sbandare troppo. Ah, Bottas è uscito adesso davanti ad Alonso. Attenzione, non era ancora rientrato. Però sono lì, eh. Ragazzi, facciamo questa fase di gara più veloce che possiamo, perché dobbiamo percorrere meno giri possibili sulla pioggia. In ogni caso, ragazzi, piove anche per gli altri, quindi vediamo. Bisogna anche vedere che pioggia sarà, se è un diluvio o una pioggia da intermedie. Allora, in teoria intorno al 15°-16° giro dovrebbe iniziare a piovere, stiamo a vedere. Lunghino, siamo arrivati troppo forti. 5 secondi e 8 su quasi 5 secondi e 9 su Alonso, che ha tentato il sorpasso, che non è andato a buon fine, mi pare di capire. La pioggia è prevista in poco più di 10 minuti. Pioggia 10 minuti, ma che dici? Ma allora non la becchiamo la pioggia, ragazzi, stiamo tranquilli. Ma dai, 10 minuti sono 8-9 giri. Tranquillissimi allora. Probabilmente le previsioni di prima erano ancora troppo anticipate, un po' imprecise. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Ragazzi, qui rischiamo di doppiare la Williams là davanti. Attenzione che Alonso è lì su Bottas. Lunghi, 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 lunghi. Eccolo, la zampata. Fernando si porta in seconda posizione. Porca vacca, ragazzi, ma è apertissimo sto campionato, eh. È incredibile. Cioè, le gomme dovrebbero iniziare a darti i primi problemi soltanto fra qualche giro. Al momento sembrano in buone condizioni. Bene, bene, bene. Sei all'ultimo giro. Attenzione, abbiamo l'ultimo giro. Consigliamo di passare al mix 2. Stroll. Il distacco dal tuo compagno. Dai, dategli sta bandiera blu. 14,8 secondi. Eccola, eccola, bandiera blu. Ah, peccato. Eccolo, eccolo. Si defila. Oh, sei pazzo. Ma ti sembra il modo di spostarti dalla traiettoria quello? Madonna, ragazzi, ma ve lo immaginate se ci piantavamo adesso? E invece no. E invece no, Vanni domina. Gran Premio dell'Austria. E andiamo. Sì, ce l'hai fatta, complimenti. Che gara, ragazzi. Weekend a dir poco perfetto. Pole position e vittoria dominando su tutti, doppiando addirittura Stroll. Mi pare che anche nella prima stagione fosse andata così, o simile. È la mia pista, l'Austria, non c'è niente da fare. Luca Filippi, tu chi eccolo, prima posizione con 23 punti, quindi aumenta il vantaggio di qualcosina. E ora vediamo la classifica costruttori. Fernando è sempre terzo. Sugli inseguitori aumentano. Fino di questo weekend, l'appuntamento è per il prossimo. Diciamo che il campionato è aperto fino a Ricciardo. Verstappen è un po' deludente, eh? Invece Alonso, porca vacca.
La sorpresa di questo campionato, finora. Costruttori abbiamo perso un po' di vantaggio, nelle ultime gare. Ottimo, ottimo, siamo in vantaggio di 16 punti a 11 su Kimi e 5 a 3 su Hamilton. Ottimo. Allora, ragazzi, io farei questo qui. Vorrei migliorare un po' il telaio. Usura gomme. È sufficiente, non abbiamo mai avuto problemi grossi, quindi direi possiamo ridurre il peso delle batterie. Quindi direi andiamo avanti in questa linea qui. Facciamo riduzione del peso batterie, cablaggi e struttura del muso. Allora, ragazzi, prossimo Gran Premio, Gran Bretagna, Silverstone. Non è decisamente il mio circuito preferito, però veniamo da due vittorie strepitose, quindi possiamo permetterci anche un risultato discreto, non eccellente. Dopo andiamo in Germania, che mi piace parecchio. Ungheria non c'è male, Belgio top. Diciamo che le critiche sono Singapore, Stati Uniti, Messico. Queste tre sono quelle più brutte in arrivo, oltre a Gran Bretagna. Ragazzi, grazie per essere stati qui. Ci vediamo al prossimo Gran Premio. Mi raccomando, lasciate un like. E se vi va iscrivetevi al canale e bella raghi!